Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti nella seconda ed ultima parte dell'episodio finale di Valiant Hearts. La prima è uscita ieri, mi raccomando andate a guardarla, altrimenti non si capisce nulla della trama. Oggi la tragedia è dietro l'angolo, signori. Molti compagni periscono sotto il fuoco nemico e siamo tutti in attesa di scoprire chi non tornerà a casa vivo, perché qualcuno schiatta di sicuro. Preparatevi, signori, per un episodio che colpirà dritto al cuore ancora una volta. Buona visione! September 26th, 1918. Determined to cut the German supply line, Allied forces launched the Meuse-Argonne offensive. For James and his fellow soldiers, this undertaking was bigger than any they had faced before. Soldiers on both sides steeled themselves for the whistle blow and the impending chaos of the charge. Siete pronti a partire? Ovviamente ci manderanno in prima linea. Sole comfort being the unwavering support. Their brothers in arms. Mio Dio, guarda la foresta in che stato è! È assurdo! Mi ricorda molte scene di videogiochi che abbiamo già fatto, tipo Call of Duty e compagnia bella. Presumo che dovrò recuperare degli oggetti, ma mi accontento di arrivare sano e salvo alla fine della giornata. Ok, cadono le bombe. Ribadisco, ricordo che all'inizio del gioco c'è stata la scena in cui Freddy ci allontanava da un'esplosione. Ed è per questo che temo tantissimo per la sua incolumità. Va tutto bene. Ok, porca boia, mi sono quasi preso di nuovo la bomba in faccia. Signori, buongiorno, come va? Giornata difficile? Ovviamente stavamo parlando da una trincea all'altra. E vai, 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 forza tutti, forza, forza, ragazzi. Ah, correte, 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 che sta per cedere. Mio Dio, sta saltando tutto, porca miseria. Ok, potete sparargli anche voi, Dovreste fare così, in effetti. Buoni, figlioli. Sono più concentrato sul sopravvivere che sul trovare gli oggetti. Vai, 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 vai. Questo direi che è un oggetto. Ho trovato una testa di una statua. O è una mia impressione? Aspettate ancora un attimo e vai, 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 vai. Oh, ancora nessuno di nostri è morto, incredibile, ma vero? Aspetta. Ah, stanno sparando dall'altra parte, non stanno sparando di qua. Ok, ha detto di fare attenzione. Ne alle bombe. Maronne, oh. Precipita. No, letteralmente dovunque. Oh, e 5 secondi di pace nella mia vita, per fortuna che i miei colleghi sono tipo a prova di bombe. Ah, che palle. Ok, tentativo numero 2. E con 2 intendo 5. Ma vabbè, dettagli. Non sono morto tipo un popolo sfacelo di volte perché sono un pirla. Oh, maronne. Ok. Prima mi ha fregato sul ponte, dannazione. Ero praticamente arrivato alla fine del percorso. Ok, da questo punto in poi non so cosa accada. Morirà uno dei nostri sicuramente. Chi muore? No, l'uomo degli uccelli. Ma porco cane, come ti accarezzava lui il piccione, pochi ci riuscivano. Oh no, adesso dovremmo far tutto da soli. Che schifo, buongiorno, buon salve, come va? Giornata di... Ah! Corri, 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 corri. Ecco, ma porco cane, stavo correndo. Che dovevo fare? Tornare indietro. Ok, questa volta... Aspetta un attimino. Potete ricaricare le armi quando avete un secondo? Grazie, molto gentile da parte vostra. Ok, non ci schiattato nessuno. Sì, lo vedo anch'io, le mitragliatrici. Ah, tutto secondo? Come possiamo fare? Allora, ho raccolto un mattone che non so dove potrebbe servirmi. Vabbè, avanziamo intanto. Oh, ok, adesso ho visto. No, 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 no. Fermo. Lancia e colpisci. Credevo che sarebbe esploso. Ok, ci sono rimasto male. Ok, cerchiamo di colpire l'ordigno vero e proprio, l'onino magari. Oh, bravissimo, Kronk. Aspetta che prima che mi sparino di nuovo. No, mi serve un altro mattone. Freddy, mi presti un mattone? No, Ma le finirete le munizioni prima o poi, maledetti rompipalle. Ok, posto. Scusate, ma voi i fucili li avete cosa? Per simpatia, per bellezza? Ok, allora aspetta, facciamo un bel tiro pulito. Che non ci voglio tornare indietro, correte. Correte sciocchi. Perfetto. Oh, qua dovremmo essere sicuro. Allora, abbiamo l'elmetto. Ma sicuramente ho lasciato indietro uno zainetto. Poi era lo zainetto? Possiamo andare? È sicuro? Secondo me qua ci schietta qualcuno nel giro di 30 secondi. Occhio che stanno sparando di nuovo. E vai, 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 vai. Correte, ho detto. Dai che ci risparano. Porco cane, allora prendi un altro mattone. Non so perché ci potrebbe servire. Vai, 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 vai. Ho capito cosa vuoi dalla mia vita. Aspetta un attimo, colpiamo l'ordigno. Ma perché? Ah, li abbiamo bloccati. Perfetto, così ora possiamo proseguire in tutta tranquillità. Oh no, cassi. Dobbiamo mettere della TNT su quel carrello? Va bene. Mi domando quale sia la loro idea. Allora, la dobbiamo trasportare facendo attenzione. Ovviamente a non farci colpire. Datemi una manina magari. Signori, ma che fate? Ma vi battete la fiacca? Datemi una mano a trasportare gli esplosivi. Ma siete delle persone orribili.
Ok, attendiamo ancora qualche secondo. Cioè, siete lì a battere la fiacca? Freddy, fratellone, avanti. Proprio tu mi deludi. Ottimo, a posto? Ah, dobbiamo far saltare il bunker, adesso ho visto. 3, 2, 1, lancialo! Whee! In pieno, ottimo. Che dite, avanziamo o ci sparano? Io avanzo, chi si è visto si è visto. Mio Dio, quanti morti. Bene, il bunker dovremmo essere al sicuro. Aspetta che do un'occhiata al piano di sopra. Si sa mai che ci sia qualche bel collezionabile. Guarda un po'. L'offensiva della Mosa Argon, nota anche come Battaglia della Foresta delle Argonne, fu un'operazione congiunta di 22 divisioni statunitensi e di 15 divisioni francesi, che ebbe luogo tra il settembre e il novembre del 1918. Il terreno, difficoltoso per la presenza di fitti boschi e corsi d'acqua, costrinse gli alleati ad avanzare lentamente e alla fine il fronte avanzò di 25 km. Durante questa offensiva, gli Harlem Hellfighter dimostrarono il loro valore senza arretrare mai. Progredirono persino più rapidamente rispetto alle altre unità coinvolte, tanto che a un certo punto dovettero rallentare per non spezzare la linea di avanzamento in territorio nemico. No vabbè, ma assurda sta cosa, eh. Nell'immagine, carri armati FT-17 diretti al fronte durante una delle tante battaglie bla bla bla. Ma guardali che piccolini, erano tascabili praticamente. Ah sì, tra gli oggetti che abbiamo trovato c'è il bersaglio per cecchino. I cecchini nemici erano una minaccia, perciò si utilizzavano queste teste di cartapesta come finti bersagli per indurli a sparare, rivelando al contempo la loro posizione. Ma erano geniali in effetti. L'elmetto Brody, disegnato da John Leopold Brody nel 1915, fu adottato prima dai britannici e poi dagli statunitensi. Realizzato a partire da un unico foglio di metallo, era facile da produrre e più resistente dell'elmetto Adrian in dotazione ai francesi. Nel corso del conflitto sono stati prodotti più di 7,5 milioni di elmetti Brody. Vabbè, abbiamo abbastanza informazioni, sennò qua non la finiamo più. Voglio scoprire quali altre tragedie ci stanno per colpire, non è vero mai la vita. Ho paura di chi potrebbe non tornare a casa quest'oggi. E i nostri Harlem Hellfighter sicuramente saranno tra i gruppi che hanno perso più compagni. Oh porca miseria! Esplosioni! Non riesco a vedere dove cadranno gli ordigni, santo daltonismo! Ok, me la stai complicando un po' troppo. Vai. Mi sa che la scena è vicina, gente. Parola dello zio Telone. Boh, granata! Granata! Eccola qua! Lo sapevo! Non mi dire che Freddy si è preso 8,6 milioni di schegge, porca miseria! Freddy, barely able to get the words out, pleaded with James to lead the men and continue their push forward with the offensive. Ma preoccupati della tua salute! To leave him behind. James complied. Ma no, ma come? Non posso andare avanti senza mio fratellone? E che cocchio? Sì, ma chiamategli un medico, soccorretelo in qualche modo, quel povero Cristo. Corri, vai. Oh, maronne. Soccorrendo come non ci fosse un domani. Beh. Io non gli ho detto di correre così tanto, in verità. Ah, devo dirgli io quando rallentare. Come faccio a dirgli quando rallentare? Non rallenta, non sto cliccando. Letteralmente non sto cliccando sullo schermo. Buongiorno. Ah, ok, si fa così. Ok, ho capito dopo come funziona. È uno stracocchio di casino, però aspetta. Corri. Aiuto. Corri. Va bene, abbiamo perso un altro. E che cocchio, il nostro addetto ai mortai. Come tirava lui i porchi, pochi ci riescono. Ok, attenzione, non correre troppo, rallenta. Non mi pisciare 8,6 km indietro, ciccio. Corri. Ok, siamo in salvo? No. Porca miseria. Ok, ora ricorri. Non avevo visto che stavano per sparare di nuovo. Ok, stavolta ho corso e neanche fossi Forrest Gump. Scusate, c'è un nebbione assurdo, non si vede nulla. Oh mio Dio, qua rischiamo di finire in bocca al nemico. Non si capisce niente. George? Che stai combinando? Vabbè, ha visto Freddy da sopra. Ma mi prendi in giro? È venuto giù a salvarlo. Lo porta lui in salvo? Grande George, oh no. C'è il temporale però, potrebbe essere un problema. Oh, porca miseria. Questo è il mio volo finale, gente. Succede, buongiorno. Oh, aspetta. Ma anche i fulmini, i tuoni, tutte cose. Ma mi prendi in giro. Ok, quando vedi un fascio di luce, non è nostro signore, Lon. È la natura che vuole ucciderti. Aspetta. E vabbè, anche una fetta di culo. A parte col microfono che mi copre anche parte della schermata superiore. Aiuto. Sempre queste musiche ipercariche. Ok, devo capire da dove... Io cosa faccio qua? Ah, ok, spara prima lui al centro. Ok. E vabbè. Sono vivo per miracolo, signori. Occhio. Porca miseria. Stavo andando da destra a sinistra per evitare eventuali colpi e attacchi nemici. E invece mi piglio i fulmini. Due fulmini. Esagerati.
Oh, quello è grosso, quello è tanto, aiutatemi a dire tanto tanto grosso. Che vuol fare, signore? Oh, Dio mio. Ok, sei sopra. Sei sopra, dovresti essere sicuro. Poi spostati a sinistra. Sicuramente arriveranno anche i suoi cugini. Occhio, adesso ci attaccano da sotto. Aspetta. Aspetta. Sono anche aerei che mi sparano da di là. Buoni figlioli. Una melodia di morte praticamente questa. Buoni. Ok, me la sono andata un po' a complicare. Ah, porca miseria. Non dico di no, non avevo visto che c'era il tizio. Oh, buono, 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 buono. Ok, se n'è andato. Perfetto. Quanto è lungo ancora sto viaggio? Quanto è lunga la melodia? È quello il problema. Non conoscendo la melodia, potrebbe durare tanto quanto poco. Oh, maronne. Adesso passate anche al centro, bastardi. Occhio. È un pezzo di erba, però. No, aspetta. Vai, ma sta prendendo traiettorie inaspettate. Oh, e basta, hai rotto i maroni. Oh, e poi che credo con gli ombari, allora. E mo l'ho detto. Oh, porca miseria. Ok, dobbiamo cercare di stare al centro. Oh, porca boiata, adesso attaccano da sotto. Ma che mi odiate proprio una cifra, eh. Cioè, sono l'unico elicottero aereo che, porca miseria, vola col maltempo. E loro mi devono sparare. Porca miseria, ho fatto lo stesso errore di prima. Ok, devo spostarmi praticamente di lato. Qua rimanere al centro, invece. Devo imparare il pattern delle bombe e dei missili. Ok, ora mi attaccano da là. Oh, porca miseria, qui sopra, poi sotto. Oh, cane. Tua nonna in carriola. Credo che mi avrebbero sparato, porco cane. Ok, dai. Oh, no, no, tu no, no, tu no, no, tu no. Ok, cerca di capire dove vuole andare. No! Aspetta, quello vuole sparare, quello vuole sparare, quello vuole sparare. Un pezzo di erba. Io posso schivare tutti, però io, eh. Ma vi siete alleati, bastardo. No, no. Ora arriverà uno da destra, ovviamente. A rompere i maroni. Occhio, 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 occhio. No, non è andata come avevo immaginato. Oh, ha preso lui. Perfetto, dimmi che siamo sani e salvi. Va che sta parte è stata tosta, signori, eh. Perfino madre natura ha provato a uccidermi. Devo stare sui maroni a tanti. Flying in such stormy weather would have been a challenge for any skilled pilot. Even so, George had decided to brave the storm and risk his own life to save his friend. Se riusciamo a portarlo da Anna è praticamente fatta. Grande George. Non vedremo mai la faccia di George, mi sa, eh. Perché George non ha una faccia. Ta-na-nam, ta-na-nam. Anna? C'è il tuo bel maschione che ha bisogno di te? Stunned to see her dear Freddy suffering, Anna quickly got to work. Ok. Ho paura, tuttavia. Non mi sono leccato abbastanza il dito. Aspetta! Siamo già con la parte tempo. Ok, cava tutto, dai, dai, dai. Ho leccato tutto. Più di così non posso leccare. Vai così, ottimo. Ti pulisco tutto. Ecco qua. Aspetta, c'è ancora un po' di sporchesso. Dai, buono. È giunto il momento di bendarti. Lecca di meno troppo il dito. Perfetto. È come avergli leccato una gamba. Ma vabbè, dettagli. Aspetta. Ma c'hai schegge dovunque. Ma che brutta dipendenza dalle schegge. Mio Dio, quest'uomo non tornerà più a camminare. A posto? No, no, aspetta. Manca ancora una bendatura e poi ci siamo, eh. Cioè, fosse così semplice davvero. No, vita vera. Aspetta. A posto? Yay! Ora potete riprodurvi. After 4 long years, Freddy's injuries had ended his fight. Always the one to protect others, he would now be the one in need of care, on the slow road to recovery. Despite his wounds, he remained in good spirits, thanks to Anna by his side. Every step of the way. Scusate, ma il cane? Perché nessuno pensa mai a quel povero cane? With Freddy out of commission, James took over as squad leader. For the Harlem Hellfighters, the experience on the ground remained brutal. And the memory of their fallen friends ever present. Ce ne resta uno praticamente, forse due. Gli altri sono tutti schiattati malissimo. Ditemi che la guerra è finita perché non se ne può più. Fuffy! Almeno Fuffy è sopravvissuto. Se mi esplode il cane su una mina o gli sparano, prendo il cellulare e lo lancio contro la parete. Cosa è successo? At that very moment, news of the truce being signed between the German and Allied forces made its way to the front. Alleluia! Anna was sent to relay the good news without delay. Ma che c'entro io? Sono un medico, scusate! Devo andare a suonare la campana? Ma mandate un soldato, ma mandate qualcuno che lo fa di mestiere, scusate! Ma è una follia, ma povera Anna! Ok, aspetta che do un'occhiata in giro se c'è qualcosa che dobbiamo recuperare. In effetti sì, abbiamo 3 oggetti.
sparsi per il campo di battaglia. L'armistizio. Dopo la resa dei suoi alleati, in particolare quella dell'impero austro-ungarico sancita dall'armistizio del 4 novembre 1918, tra sconfitte militari e tensioni rivoluzionarie, la Germania chiese una tregua. L'armistizio fu firmato in un vagone ferroviario nella radura di Retonde, nei pressi di Compiègne, magari l'ho detto male i nomi, ragazzi, alle 5:15 del mattino dell'11 novembre, ed entrò in vigore su tutto il fronte occidentale alle ore 11 di quello stesso giorno. All'11 gli piaceva proprio un sacco come numero, eh. Vabbè, ma era l'11:11 alle 11, magari anche 11:11:11 secondi, e quelli che sono ossessionati dai numeri sono triggerati male. L'annuncio dell'armistizio fu diffuso via telegrafo alle varie unità, che a loro volta suonarono i corni o le campane per avvisare tutti che la guerra era finita. Nell'immagine un soldato francese in Grecia mentre suona le campane. Yay, aveva sempre voluto farlo. Ok, sto registrando quest'ultima parte il giorno dopo, perché ieri mi è crashato il gioco ed ero tipo super depresso. Datemi un secondo che controllo di non lasciare indietro oggetti prima di raggiungere la fine di questa mappa. Potrebbero essere letteralmente dovunque. Porca miseria, per un secondo mi ero cagato. Posso andare a chiedere a questa parte? Perché non posso andare solo perché sono una donna? Voglio la parità dei diritti, santo cielo. In effetti in questo gioco tecnicamente non sparate mai a nessuno, se ben notate. Vediamo un po', qui abbiamo il primo oggetto. Oh marone, che boia è? Si tratta di un completo abrami. Con il rientro a casa di soldati a partire dal dicembre del 1918, lo Stato francese offrì ai veterani tre doni. Un'indennità, un elmetto Adrian con la scritta «Soldat de la Grande Guerre», soldato della Grande Guerra, e un vestito, soprannominato Completo Abrami, dal nome del sottosegretario alla guerra. Il completo era considerato talmente ridicolo che al suo posto molte... Scusate, non mi aspettavo che fosse una cagata di questa proporzione. Che al suo posto molti soldati preferirono ricevere 52 franchi, che oggi corrispondono a circa 70 euro. Eh beh, scusa, eh. In Italia, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, fondata a Milano nel 1917, si fece promotrice di iniziative a sostegno dei reduci invalidi e delle famiglie di invalidi e caduti, che ricevettero una pensione e beneficiarono di misure come il collocamento obbligatorio e l'assegnazione di case popolari. Minore attenzione fu riservata dallo Stato ai veterani che non avevano riportato invalidità. Oh ragazzi, non si può avere un sistema perfetto? E già tanto che si fossero presi cura per l'appunto degli invalidi, visto che più delle volte si dà tutto per scontato. Pensate anche al trauma psicologico, che oggigiorno viene tenuto molto di più in considerazione, il disturbo post-traumatico da stress, e all'epoca sì, ciaone, tanti saluti. Protesi facciale. La chirurgia plastica moderna era ancora agli albori, perciò i soldati che subivano gravi ferite e mutilazioni al volto spesso ricevevano soltanto protesi come questa. No, oh, meglio che nulla, però... era abbastanza difficile a prescindere. Ma io posso suonare la campana? Vediamo un po'. No! Ma come? Sono rimasto un po' fregato. Fufi, vammi a prendere un mattone. Ma porca miseria, non ci sono più i campanili di una volta? Grazie, Fufi. Le carezzi... Anna, non gli hai fatto le carezzine? Ti dovresti vergognare. Allora, buttiamo giù quella cocchio di scaletta. Però mi manca un oggetto. Mi sa che l'ho lasciato indietro. Vabbè, non importa. È inutile passare un'ora a cercare di trovare il suddetto oggetto. Tanto siamo proprio alla fine. Scusate, ma la campana... come la suono? Ci tiro un mattone contro? Lo prendo come un sì? E just like that, at the 11th hour, on the 11th day of the 11th month, the war suddenly stopped. Bells rang all over the country, spreading the good news. The war was finally over. Ma per tanti non era ancora finita, perché se la sarebbero portata a casa con tutti i traumi, vi dicendo. Seeking a new life, far from the devastation of Europe, Anna and Freddy set off to make a home in the United States. Pending the outcome of the Treaty of Versailles, Ernst was still being held captive in France as a POW. Forced to do hard labor. Oh, almeno è ancora vivo, meglio che nulla, eh. Thanks to George's flying and active valor, the RAF accepted him as one of their own. Wow, un grande riconoscimento in effetti, eh. Tuttavia non sapremo mai come fosse fatto il suo volto. After being duly rewarded the Croix de Guerre by the French military, the Harlem Hellfighters were once again placed under American command. Oh no, perché ho un brutto presentimento. Potrebbe ancora accadere di tutto. Come ho detto, non è schiattato nessuno e la cosa mi puzza ma proprio una cifra. Terra di nessuno, prenso Saint-Menehould, 15 dicembre 1918. And while the Harlem Hellfighters prepared to return home, James and Lang Edwards volunteered to help the Service of Supply clean up the battlefield.
No, ma poveri. C'è anche Ernst. Aspetta, ma loro due si conoscono. Sì, sì, è proprio lui, è proprio lui. Forse lo possiamo aiutare in qualche modo. Amico, da quanto tempo? Come, cosa è successo al sottomarino? Ecco, che arriva il superiore e deve rompere i maroni per forza. Ma dimmi te, non avete altro da fare voi altri, eh? Quella sciabola te la metto su per il culo, ma vabbè, dettagli. Ho portato anche Fuffi, a carezza Fuffi, santo cielo. Quindi cosa devo fare? Lo devo accompagnare? La ricostruzione post-bellica. Terminata la guerra, iniziò il tempo della ricostruzione. La distruzione era stata massiccia. A essere gravemente danneggiati furono villaggi, città, fabbriche, sistemi di trasporto e infrastrutture in tutta Europa. La ricostruzione ebbe inizio già a partire dal dicembre del 1918. La forza lavoro impiegata nei primi lavori di ripristino comprendeva anche i prigionieri di guerra, che ovviamente non erano attribuiti. E beh, è anche comprensibile in effetti. Quindi lo devo accompagnare? Probabilmente devo controllare che lui non provi a fuggire. Erano pur sempre lavori forzati. Mio Dio! Fu comunque una guerra traumatica. È un peccato che sia così poco tenuta in considerazione. Abbiamo trovato un orologio da taschino. Oh! È come se potesse vedere a chi apparteneva. Non mi ricordo se era un personaggio nello specifico. Che faccio? Ah, lo devo mettere nella carriola? Ernst, non ciularti nulla, amico mio, mi raccomando. Oh, senti, almeno, come ho detto, gli possiamo fare compagnia e lo possiamo proteggere da eventuali superiori che si sa mai provino a prendersela con lui. Qui invece abbiamo, ho capito, cane, lo vedo anch'io, una spillina per capelli. Che boia di lavori forzati sono, santo cielo, devi raccogliere la monnezza praticamente. Apparteneva probabilmente a qualche civile che è rimasto coinvolto nel conflitto. E anche questa la mettiamo qua, perfetto. La regaliamo a Freddy che non c'ha capelli praticamente. Così lo pigliamo ulteriormente per il culo. Buongiorno signori, come va? State passando una buona giornata? Sì, bravi bravi, continuate a scavare. Qui invece abbiamo un diario. Vediamo un po' a chi appartiene. Credo sia un soldato tedesco, non vorrei dire una cavolata. In questo contesto voglio dire, a qualunque nazione tu appartenessi non ha più importanza. Ecco qua. Alla fine purtroppo i soldati sono le vittime dei poteri forti che decidono di combattere una guerra spesso per interessi personali. Oh no! Riconosco quello... No, riconosco quell'oggetto. Non toccarlo. Ti prego, non toccarlo. Non mi dire che è quello di Emil. Non mi dire che è quello di Emil. Emil! No! Rimarrai per sempre nei nostri cuori, vecchio amico mio. Ma no! Ma santo cielo, quanto ho pianto. Quanto ho pianto, porco cane, oh ragazzi. Ma che, ammetto, questo è stato più leggero come capitolo, ma il primo... Mio Dio, il primo ti traumatizzava vita. Ma come fai ad andare in bicicletta qua? Che c'è pieno zeppo di fango, scusa. Il postino! Oh oh, che succede? La musica è cambiata? I'm not sure where or when this message will find you, but please know that I've made every effort to contact you. Oh no, non mi dire che le sue condizioni sono peggiorate all'improvviso. The day had started so well. We were on our way to buy furniture for our home. L'ha messo sotto una macchina all'improvviso. Era allergico ai cani. Non gli piaceva più la patata. When some men told us we couldn't shop together, Freddy argued with them. And it ended badly. No, no, ucciso da dei razzisti maledetti. Non ci credo. Ma povero, era un eroe di guerra. E non ce la facciamo. Non ce la facciamo, povera Anna. No, ma dai. E quanti di questi incidenti si sono susseguiti solo negli Stati Uniti? Nei decenni a venire? Mio Dio, no davvero. Fino alla fine degli anni 60 è stato uno schifo. Poi... ovviamente sono continuati, non come prima, presumo, ok, non sono informato, in merito. Però dai, inseppo. Cioè, non ti ha ammazzato la guerra, ti ha ammazzato la pace. Non dico altro. Ma porco cane. È una coltellata, cosa vuoi fare? Probabilmente è morto dissanguato, avrà reciso qualche vena arteria principale, vi dicendo. Sì, ma povero Freddy, il mio predictone si è avverato alla fine. I'm including the letter he intended to mail you. I'm sorry to share this horrible news. Your friend, Anna. Dear James, I hope you're doing fine. I can't wait for you to come back home.
And I bet you're feeling the same way. I'm sure you're keeping everyone in good cheer with those sweet melodies you play on your clarinet. I never imagined romance would come back into my life, especially during a war. But Anna and I are both enjoying a fresh start. None of this would have been possible without you. Your optimism and infectious spirit brought me back to life. It's also been such a joy to see you mature into the man you've become. No, vabbè, dai, ma qui ti uccide dentro una lettera del genere. With all that you've accomplished, I know now there are better days for us, for people who look like you and me. I'm certain that the future you and so many others fought for will become a reality. P.S. I hear there's going to be a parade in honor of those who served during the war. You should be home by then. And I will be right by your side. No, Freddy. Ma povero, non si può andare avanti in questo modo. Ma mai una gioia nella mia vita. Ma dai, ma che cocchio. Ce l'avete fatta ad ammazzare un altro eroe di guerra. Ma porco cane. Ma davvero il razzismo non lo capirò mai. Ma mi spieghi cosa cambia il colore della pelle o le fattezze di un volto, di un corpo? Di... cosa cambia? No, non ha minimamente senso. È stupido, razze superiori, razze inferiori. Siamo tutti inferiori nel momento in cui pensiamo di essere superiori a qualcun altro. Dobbiamo farci una bella dose di umiltà. È questo che la gente anche al giorno d'oggi, per inciso, non riesce a capire. Dobbiamo essere più umili, dobbiamo essere più rispettosi nei confronti degli altri. Dobbiamo davvero abbassare la cresta e fare del nostro meglio, per quanto uno possa fare, per cercare di costruire un mondo migliore. Anche, non lo so, basta anche un sorriso, una parola gentile, evitando di essere gli stronzi che molto spesso si incontrano per strada, usando il cervello piuttosto che altre parti del corpo. No, non sto parlando per forza di là sotto, sto parlando della bocca, che spesso lasciamo lavorare ben più del nostro stesso cervello. Despite heroic efforts during the First World War, it would take nearly a century for the Harlem Hellfighters to finally get the recognition that they earned with their lives, their dignity, and their valiant hearts. And like so many other people dragged into this war on all sides, we should honor both the remembered and the forgotten, whose lives were indelibly altered, ruined, and far too often lost in the machinery and fate of the Great War. Incrociamo le dita, signori, e speriamo davvero che non ci sia una terza guerra mondiale, per quanto non ci sarà magari un gigantesco conflitto, ma con tutti i piccoli conflitti che ci sono in tutto il mondo, alla fine è come se letteralmente fossimo tutti un po' in guerra, anche se non coinvolti direttamente nel conflitto. Diciamo che anche solo da un punto di vista economico ne paghiamo tutti le conseguenze. Basta vedere lo stato in cui ci troviamo. Questo non vuol dire che dobbiamo per forza abbassare la testa di fronte a tutto. Non dico così, però ragazzi, sì, viviamo in un mondo difficile. Non perché il mondo sia difficile, ma perché noi stessi lo complichiamo. E perché non siamo disposti ad avere un po' di meno noi, perché tutti abbiano, non dico un po' di più, ma sono un po' per la parità. So che è un concetto utopico impossibile, non è questione di comunismo in senso stretto o altro, ma... non lo so, speriamo davvero che la nostra società si dia una regolata, perché per come il mondo si sta evolvendo... Non lo so, forse ho una visione un po' negativa io, non dico di no, ma... Basta leggere le notizie ogni santo giorno per capire che c'è qualcosa che non va, e quel qualcosa che non va siamo un po' tutti noi. Ad ogni modo, io direi che per questo gioco è tutto, è stato un piacere portarlo assieme a voi. Peccato che sia stato così breve, mi sarebbe piaciuto un po' più di azione come nel primo capitolo, ma è stato comunque una buona partita. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti George vi butta di sotto a bordo del suo aereo, e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!